Buonasera amici di Resident Team Italia, buonasera, io sono Axel. Stasera siamo qui nel circuito di Le Mans, gruppo 4,
E in cabina di commento, dammi una mano, stasera c'è il buon Aldone. Buonasera Aldo. Buonasera Axel, buonasera ai nostri telespettatori. Eccoci qua per la nuova settimana all'insegna della velocità. Stasera siamo Buonasera. esattamente a Le Mans, come ha detto Axel. Buonasera a Esatto, tutti. Le Mans, una pista bellissima, una delle mie preferite, davvero bella. Stasera si sfideranno qui nel gruppo 4, un circuito lungo, un circuito impegnativo, un circuito che impegna tantissimo i nostri piloti, anche perché essendo una pista bella lunga, oltre a dover stare concentrati per molto durante il giro, deve anche stare concentrata sulla propria strategia. Non è facile. Sì, anche perché stasera Axel non si parte con il pieno di benzina. Qua Esatto, bravo Aldo, questo non è da sottovalutare. si cambia tattica Stasera è stasera. un twist perché i nostri piloti partiranno col 25% di benzina rispetto a quello con cui dovrebbero partire solitamente. Quindi avranno meno giri in serbatoio e vedremo come riusciranno a gestire il loro carburante e ovviamente anche le gomme. Quindi sarà bello da vedere come i nostri piloti gestiranno le loro macchine. Eh sì, Intanto salutiamo anche. stasera dopo tanto si potrà fare benzina, Axel, Eh dopo sì, tante dopo tante gare. gare che non si poteva, stasera si Esatto. torna a fare benzina. Ma intanto, finché i nostri piloti portano termine il loro outlap, che è bello lungo, facciamo un saluto Sì. a tutta la chat. Vedo che si è unito a noi Giovanni Schiasiellis, che ha scattato anche il VIP per una settimana. Alex Cingolani, Leon Lady, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. T-Mark, Z-Dudi, Fededano, il nostro Matteo, Omar, Abbiamo il buonasera. nostro Omar, buonasera Isofix, buonasera a tutti, Xpix, buonasera a buonasera. tutti. 21 Buonasera a tutti. spettatori. Bene, bene, bene. Scusate. Buonasera anche a Carmine. Buonasera ragazzi, buonasera. Sono davvero Buonasera. curioso vedere i nostri ragazzi come riusciranno a gestirsi stasera perché secondo me sarà uno spettacolo vedere la danza dei pit stop. Sì. Quanto è bella Le Mans, proprio bella. Sono Oltre a curioso volerla anch'io. rendere più bella di quello che è già per tutti gli spot, per i sorpassi, per i rettilinei lunghissimi, vedremo anche tanta strategia, tanta testa. I nostri piloti sono veramente dei mostri a fare questo. Sono curioso di cosa attuerà, soprattutto una nostra vecchia, vecchia, vecchia conoscenza come l'inquadrato Dieguitos, che sappiamo che è un ragazzo molto ferrato nelle strategie, quindi sono curioso di vedere cosa attuerà, cosa ha prodotto la sua malefica testolina Stasera vedremo, dopo vedremo. con le strategie. Quindi. Niente, io Vedo vedo che si è unito Nick. ancora. Buonasera Nick. Ah, ho visto un Buonasera, Nico. Sergio che si è sbinato. Occhio perché qua Sì, gli sbin esatto, qua è il curvone. sono all'ordine del giorno. Vedo Quindi Scalise e Ninja fermi, Axel. O che esco e riavvio tutto, rientro. Ninja sta andando e Scalise hai detto. Sì, li vedo fermi. Scalise è secondo in questo momento. Vediamo. Dai, Prova a uscire e rientrare, tranquillo. esco e spengo tutto e riproviamo. Va bene, ti aspettiamo, tranquillo. Sì, Intanto tanto sono qua in live io stesso perché non usando i party della Play, sono qua. Sì. Non vi abbandono. Purtroppo sì, Pietro non riesce ad entrare, a quanto pare c'è un incompatibile, non riuscivo a dirlo, scusate. È incompatibile con la lobby. Ci dispiace perché come vedete siamo riusciti a trovare addirittura Scalise, perché a quanto pare era un'entità che volava per le piste, invece adesso è tangibile, è diventato Adesso si è ma materializzato. una vera e propria macchina. Almeno questo siamo riusciti a risolverlo. Vediamo se riusciremo a risolvere anche questa cosa con Pietro, perché comunque mi dispiace, si è allenato una settimana intera, non riuscire ad entrare è un cruccio per Perché lui. prima era entrato comunque. È Sì, entrato prima per era fare le proprie entrato, stava partenze. anche girando, ma non capisco cosa è successo. Intanto ragazzi, vi chiedo se si sente tutto bene, se va tutto bene, si vede bene, perché ogni tanto questo programma che sto usando per fare le live fa qualche scherzetto, quindi Streamlabs fa qualche scherzetto.
Sì. Quindi, come ho detto, Scalise, finalmente riusciamo a rivederlo in una live di RT, siamo contenti. Beh, lui sarà ancora più contento, perché e dopo, era da un po' che non si vedeva. Infatti, poverino, infatti era un po' frustrato, ma sappiamo che in qualche modo abbiamo fatto, in qualche modo siamo riusciti a farlo, a farlo ritrovare. Cosa succede qui? Vedo una strage di coni, cosa è successo, Diego? Sì, guarda lì che roba. È andato drittissimo, povero Diego, Ah, magari ecco. Non era neanche attento. Intanto i nostri piloti dopo l'outlap si sono fermati a cambiare le gomme, adesso hanno messo le gomme da qualifica e quindi dobbiamo aspettare un altro, a parte Mantextech che sta facendo già il suo giro veloce, Sì, mi sa che ha tirato Headshot dritto lui. anche, sì, ma mi sa che Mantextech ed Headshot hanno le morbide se non sbaglio. E qua vedo anche già i due giri di onboard lap Riscattati? Dieguitos e Scalise. Scalise. Bene, bene. Meritato per Scalise, dice Nick, ovviamente. Esatto. Intanto vedi due frullini del DRT che sono molto vicini, a parte Headshot che fa un po' di drift qua e lì. Scalise si mette in terza posizione per andare a fare il suo outlap. Dombila anche, Matli, adesso tutti in teoria si sono fermati. Santor invece tira dritto, anche lui dovrebbe avere delle morbide. Ronnie McCree invece outlap anche per lui. Amamatsu invece ci stupisce, anche lui tira dritto, dovrebbe avere delle morbide anche lui. Qui la 86 è difficile, ma non impossibile, è difficoltosa. Ah, ci dispiace Pietro, ci dispiace. Abbiamo risolto il problema di Scalise, ma adesso non riesci ad entrare tu, veramente. Quelli che ti hanno installato la connessione devi veramente denunciarli Troppo segnale. perché... Eh sì, troppo segnale. Basta, puoi hackerare la NASA con quella connessione. Stai attento. No, a parte gli scherzi ci dispiace quando un pilota non può partecipare, soprattutto perché abbiamo visto che prima eri riuscito addirittura a partire, adesso non so. Non so perché, Sì, mi esatto, spiace perché Pietro. siamo partiti tutte le Tutte gare. le Meno gare male, sono sì. A partito, ci parte spiace, ci dispiace, cercheremo qualche di volta che risolvere... è crashato, e qualche Sì. volta è successo. Cercheremo di risolvere anche questo, Pietro, porta pazienza, un problemino alla volta riusciamo a finirlo. Comunque, adesso manca solo l'ultimo settore per De Guito, se poi comincerà il suo giro veloce, come manca anche per tutti gli altri che hanno fatto la loro sosta. Vedo uno Scalise e un Domdil abbastanza vicini. Strano che non si vogliono trainare per fare un po' di strategia. Headshot invece lui. Dopo vedremo cosa combineranno i nostri piloti. Sì. Sono curioso di vedere. Questa pista fa perdere un po' di FPS alla telecamera. Vedo che sono un po' scattosi. Non so se lo vedete anche voi in live, ma non è un problema mio, ma è proprio la pista che lagga. Quindi, ecco, Sì, già la Diego. partenza che Ah, chilometri. attenzione, Diego! No, glielo conta. Perché ha tagliato il traguardo con della penalità e pensavo che dopo l'outlap non gli contasse il giro. Invece no. Purtroppo no. Mi spiace ancora Pietro, mi spiace. Comunque per fortuna riesce a fare il suo giro. Meno Intanto male. se vuoi dare il tempo mancante in chat finché io entro, Bravo, bravo. mancano Scusate, 6 minuti. vedete un attimo. Schermate anche i tasti che... Allora, siamo a 9 minuti, mancano 5 minuti. Sì, più o meno sì. Fine qualifica. Noi abbiamo due VIPs questa settimana. Due Abbiamo vips. Tiaziellis, sì, e il nostro Giovannis. Giovanni, bravi ragazzi, bravi. Grazie per il sostegno. E comunque qui vedo anche che non essendo in streaming, ci sono comunque dei ragazzi che sono diventati follower. Vorrei salutare NoName, Trull96, Beat4War che hanno dato il follow durante i giorni di off stream di RT.
infatti grazie loro ragazzi, benvenuti. Sabato non è Ime e Tool si sono hanno fatto il follow, invece ieri che era domenica Beat for War, grazie mille. Intanto qui cosa è successo? Samtor ha fatto il suo giro veloce, ecco perché vedevo Samtor prima lo vedevo decimo, non so se è successo qualcosa di strano. Allora Scalise lo vedo perfetto, bene, vediamo chi era l'altro, chi era Mazboy, anche lui finisce sul giro 5 secondi da Samtor, l'86 in rettilineo non ne vuole sapere, miracolo però... vede tutti Axel, miracolo vedi tutti però miracolo un po' meno per il nostro Pietro poverino, mi spiace quello sì, mi spiace sì. Fuccia, chi c'è al momento? Adesso vediiamo adesso appena fanno intertempi che mi sistema la griglia. Adesso vedo tutto. Fucsia su Fucsia, qui più che altro adesso... Tanto do un occhio ai nostri piloti con che gomme stanno facendo la qualifica. Va come deve andare, perché adesso qui alle mani sono pochi i giri disponibili per il giro buono, quindi o fai il giro perfetto o ti accontenti e cerchi di partire... il più avanti possibile. Intanto il nostro Amazzo cerca addirittura di migliorare, quindi grande ama di Ghittos, ho visto addirittura un viola di 2 secondi, Scalise anche lui l'ho visto in viola, comunque adesso i più tanti sono con le medie, comunque Axel vedo tanti con le medie, come... sì con le medie, okay. Interessante, con le medie, qualcuno con le morbide sì, medie e morbide, perché tanto mi sa che anche perché con super morbide qua non so se conviene, perché è tracciato lungo. Si raffreddano molto in rettilineo il super morbide, che esatto. Sì, esatto. Quindi è difficile che le super morbide possano aiutare qui. Usarle. Perché quando arrivi a una curva secca dove devi frenare, le super morbide da fredde non danno la sicurezza delle morbide. Mamma mia, Diego in fucsia di 3 secondi. Lanciatissimo. Buonasera Giovi, buonasera, grazie per il saluto. Buonasera Giovi. Ciao Giovi, buonasera. Adesso comunque stanno finendo tutti il loro giro. Intanto il duetto Virtual Racing sta finendo per primi i loro giri veloci. Vediamo Diego di quanto abbassa il tempo. Magari vede qualche tempo anch'io. Attenzione, mamma ecco mia, vedo un 17.4, devastante Diego. Perché non mi fa vedere il tempo? Neanche a me non lo fa vedere. Perché gli ha dato. Prima gli ha dato la penalità, e per quello che non glielo fa vedere. Scalise 16.1. È per quello, perché quando ha preso penalità. A noi non l'ha fatto vedere, però ha tagliato comunque il traguardo e a lui gli appariva il rosso, tempo lui, rosso. Gli appariva il tempo rosso e non poteva fare il suo giro veloce. Intanto, Scalise si mette davanti a tutti con un 16-1, devastante. Qui la Corvette deve andare veramente veloce. Dom Dila, secondo dietro al suo compare, Scalise, Samtor, terza posizione, grande Samtor. Matli, quarta posizione, Sergio Junior, quinta, Ninja, sesta posizione, Amamatsuboy, settima, Rolly McRee, ottava, Oliver, nona posizione, Dieghitos, purtroppo, come ho detto, complicazione per lui con la penalità presa prima. Mantex deve finire ancora sul giro. Aveva preso 2 secondi e mezzo, sono tanti. Sì, purtroppo comunque non poteva scontarli, era appena sul traguardo, quindi anche se li avesse scontati avrebbe perso comunque tempo, quindi a questo punto ha fatto bene. Intanto vedo un headshot addirittura in viola di 47 millesimi, forza headshot, col suo frullino. Col frullino di Racing Team Italia. E anche adesso vai, frullate. Frullate che non ci fossi in domani, ragazzi. Ecco, rimasto a dare il fine qualifiche tu, Aldone? Sì, lo scrivo io. Grazie. Tanto è arrivato il nostro Mark Super Karaoke VTS. Karaoke VTS, buonasera Marco. Grande Marco. Buonasera. Dai, gli ho detto che lo scrivo a Wago Talent o tu sì che vale. Adesso appena riaprono tutto lo scrivo Marco. Zerbi. Sì. Buonasera. Grande Marco.
Perché Joby non ti piace questa pista? È veramente bella, a me è una delle mie piste preferite. Soprattutto la variante è quella che usano in MotoGP. Comunque, vorrei ricordare, oltre alla gruppo 3 e alla gruppo 2 che correranno domani e dopodomani, anzi domani e giovedì, qui, sì, nel gruppo 1 c'è la Sauber, la Mercedes, che è la vincitrice più volte, se non sbaglio, della 24 ore di Le Mans, quindi è la favorita qui, diciamo, per provare a mettere i bastoni tra le ruote a quella Jaguarona che qui in rettilineo dovrebbe dare minimo 3 secondi alle altre macchine, quindi sarà bello da vedere anche quello. Oltretutto anche in gruppo 3, come abbiamo visto anche la scorsa stagione, sarà una bella lotta perché... Sì, mi sa di sì. Ah, mi sa che saranno tutte belle lotte in tutte le categorie su questa pista. È una pista che tanto Matli, poverino, 2 secondi e 2 di penalità, mamma mia. Sì. E ne ha mezzo secondo Sergio. Preferita. La Sauber, quella che guido anch'io in campionato, perché ricordiamo che io e Aldone facciamo parte della stessa scuderia a 24 e guidiamo la Sauber, targata 24, ed è una gran macchina. Sa divertirsi. È veramente divertente. Sì. Purtroppo... Sì, una volta che ho imparato a guidarle. Purtroppo è un po' una bara, perché rischi di schiantarti nel 2x3, non hanno molta aerodinamica, sono macchine fatte solo per andare veloci, quindi devi stare molto molto attento dove metti le ruote e soprattutto come giri. Intanto ora fine qualifica, tolgo il countdown perché tanto è super. Sì, tanto adesso ormai è quasi, quasi finito tutti. È tempo di andare. Intanto ho visto un po' di piloti che erano in corsa per fare il suo giro veloce, ho visto un po' di gente in viola, tra cui Sergio, però, che ha 4 decimi di penalità sul groppone ed è in viola di un secondo, magari riesce addirittura a riprendersi. Intanto ecco Diego, Diegitos, che migliora. Diegitos, bravissimo. Seconda posizione, bravissimo Diegitos. Santor, sì. Intanto ancora mantiene la quarta posizione, grande Tore. Sì. Adesso sto un attimo sul nostro Sergio perché ho visto che era in viola. Vediamo se riesce a portare a termine. Ha preso un po' di penalità. Sì, 4 decimi infatti. Vediamo se comunque riesce a mettersi davanti con 4 decimi di penalità. Sergio Junior, bravissimo Sergio. Diegitos intanto. Oliver, seconda posizione. Vabbè, 3 di rap devastante. Sergio comunque senza aiuti, senza scia né niente, riesce a mettersi in prima posizione e da 6 decimi, quasi 7 decimi al suo compagno di squadra Oliver. Grande 3D Rap ancora una volta in gruppo 3, in gruppo 4. Gruppo 4, esatto. Chi è? Intanto, ricapitolando, finché i nostri piloti si fermano e il nostro Diegitos avvia la gara, Sergio Junior prima posizione, Oliver seconda posizione. Scalise terza posizione, Diegitos quarta, intanto quindi Scalise ha sopravanzato, è sempre rimasto dietro Diegitos. Diegitos dietro Scalise in quarta posizione, Domdila quinta posizione, Mantextec sesta posizione, Headshot settima posizione, Santor ottava posizione, Matli un po' più sfortunato nona posizione, Ninja decima posizione, Amamatsu Boy undicesima e Rolly McCree dodicesima posizione. Questa è la griglia di partenza della gruppo 4 e adesso, se vuoi dare il via, Aldone, alla gara, diamo il via. Io preparo il telefono adesso per via. Fare la foto nel caso si debba ripartire. Spero di nuovo, che bella questa immagine, tutti i nostri ragazzi raggruppati qui per un po' di sportellate amichevoli tra i nostri ragazzi, giusto, finalmente Scalise che si vede, non è più un non è più un'entità vagante. Eccoci qua, Carmack. Pronti, carichi per questa gara. Carichi perché secondo me devi fare una gara davvero davvero carina. Speriamo che i due della 3D Rap non prendano subito il largo, ma che stiano tra i poveri umani che sono lì dietro. Speriamo di vederli partire tutti, logicamente. Ok, fatta anche la foto per la griglia che manderemo al nostro Diego, che prontamente userà per rimettere a posto la griglia.
Pronti tutti? Siamo verso la partenza. Sergio Junior parte davanti a tutti ancora una volta. Vediamo. Partenza distantissima. Pronti? Pronti? Via, Via, partiti via, tutti, via, partiti. benissimo. Bene, bene, bene. Partiti tutti quanti. Eh sì, come al Partiti solito, bug tutti. telecamere. Scalise riesce a recuperare la seconda posizione. Mamma, la prima curva qui. Domdile e Scalise, guardali. Tutti e due. Ah, Sergio va largo, Sergio va largo. Largo, largo. Ah, si Attenzione. toccano anche tra Ah, compagni di Domdile, scuderia. Domdile. Mamma mia, cosa succede lì davanti? Sergio riesce a riconquistare Ah, che comunque la prima disastro. posizione. Gigitos, seconda. Mamma, che disastro. Scalise Ah, riesce a sì. mantenere la terza. Mamma mia, che Peccato, catombe che è stato peccato. qui. Che catombe. E Ah, sì. Sergio riesce a prendere un po' più di distacco. Purtroppo ho visto un Domdila, eccolo qui, purtroppo in ultima posizione, era partito benissimo, a cannone era partito e si trovava tra le prime posizioni, adesso purtroppo si ritrova in dodicesima posizione dietro a tutti quanti, costretto a recuperare su Hamamatsu Boy per primo e poi verso gli altri. Intanto vedo che Sergio comunque adesso, mamma mia, viene come recupera in velocità, però è anche Scalise due Sì, sicurezza. sta arrivando che Mamma, Scalise questo comunque. mamma, questo gruppetto, questo Fanno quasi terzetto li promette 2,80 bene. su rettilineo. Intanto Scalise ha già 2 secondi di penalità, Axel. Eh sì, ho visto Attenzione, sì. Scalise, anche Dieguitos Vediamo qua, ha Domdila, un quinto decimino. posto. Vediamo qua dietro chi c'è che fa gioco di scia. Vedo anche un frullino di Mantextech lì dietro e un Oliver che mi sa che anche lui è uno che ha avuto un po' di problemi in Sì. partenza perché Attenzione, si può non è. vedere Samtor sul rettilineo. Vediamo. Santor, ottava posizione dietro a Matli. La Citroen ha Sì. un motore devastante. Matli prende la scia Però. su Headshot, ma riesce comunque a stare. Oliver, vedo che è attaccato a Mantextech. Mantextech va un po' largo. Attenzione a Matri che è incollato. Mamma mia, un po' di lag. Vedo Scalise un po' Sì. laggare. Come Scalise? Che è successo a Scalise? Che è successo? Voglio vedere cosa è successo a Scalise. Scusate, ragazzi. Scalise ha scontato un po' di penalità. Ah, no, ok. Ha fatto un errorino e è uscito piano. Cosa è successo? Non ho capito. Ah, attenzione che si toccano qua in curva. Mamma mia, qui è un'ecatombe, ragazzi. Sì. Chi è andato dritto lì dietro? Domdila di nuovo. No, Dom. Che succede? Che peccato, Dom. Riprenditi, forza. Matli intanto piano piano, zitto zitto, cacchio cacchio, si prende la sesta posizione. E intanto vedo lì Attenzione, davanti un Dieguitos che cerca di Dieghito, sì. sopravanzare su Sergio. Mamma mia, Sergio deve lasciare andare un po' Sì, ha l'acceleratore alzato il perché piede. se no lì succedeva un macello, soprattutto in entrata di curva lì è davvero difficile. Attenzione, che arrivano anche Matri, Mantes, che vedo qua dietro. Mamma mia, ho visto Si un infilano. mini spin di Diego. Occhio, mamma mia che gruppone che c'è qui dietro. Mamma che gruppone, Sto guardate arrivando tutti. ragazzi, che Ma gruppo che che roba. c'è qui. Mamma Se, mia, se, chi sembra che sono hanno aperto il recinto difficili. pieno di cavalli. Ma Eh che sì. roba. Qua veramente ci sarà a divertirsi. Mamma Sì. mia. I Mamma mia, primi vedo giri. i frullini, guarda i frullini. Guarda, guarda, guarda come vanno. Vediamo, si prendono la scia a vicenda ovviamente. No, Mamma pensa a te, mia. allora pensa a te, io vedo Mantextech e davanti mi dà Domdida, invece c'è un compagno di scuderia. Che ridere, o no? Oddio, adesso Adesso Scalise si fa vicino a Sergio e a Dieguito, si riesce a recuperare. Dieguito vediamo se. prende un po' di vantaggio su Sergio, circa mezzo secondo. Vediamo se riuscirà a mantenerlo. Sergio, ricordiamo che è in testa al campionato per ora, quindi cercherà di mantenere solidamente la sua testa di campionato. Vediamo se sistemano, adesso perché vedo tutto scombussolato praticamente. Vediamo. Intanto Scalise anche Abbiamo col suo pit stop. secondo e due di stop, no, vero? No, ho Sì, visto Ronnie uno McCree, pit in stop. box, sì, eccolo qua, sì. Ronnie McCree si ferma, primo pit Vediamo stop. se. Sì, farà anche il pieno di benzina, logicamente, Beh, perché sennò. per forza bisogna fare il pieno.
Ha fatto no, niente. No, no, non ha fatto niente, è entrato solo in box e basta. Niente, ha fatto solo... Ah, ok. Strano. Sì, appunto. Sembra che perché insomma il secondo giro, mi sa che insomma riescono a fare tre ha giri perso almeno. Un po' di tempo, mi sa. Ha fatto. Sì. Ha fatto una cosa che magari ripagherà a sostituire solo le gomme per provare a recuperare meglio, però comunque è un po' un azzardo. Oliver, quarta posizione, un po' più attardato. 5 secondi lo separano dai primi tre dalla testa della corsa. Attenzione che sta arrivando Scalise ancora. Mi fanno notare anche dalla chat, intanto andiamo qui davanti, Scalise, che la pit lane non era ancora aperta. Mamma Scalise, dov'è entrato all'esterno? Sì. La pit lane non era ancora aperta, si apre il terzo giro. No. Quindi sì. Mi sa che è una... Terzo o quarto? Terzo. Terzo giro si apre la pit lane, quindi comunque in ogni caso mi sa che si prenderà una penalità purtroppo per la pit era sì. Sempre aperta le mani. Ah, mi sono confuso, scusate. Mi sono confuso. Vedo un po' di... Ah, ecco perché vedo tutto scombussolato, perché mi dà il tempo di Sergio praticamente a... tempo inesistente. Mamma mia, sono in tre su una curva qui, cosa state facendo ragazzi? State calmi. Mamma mia. Sì, abbiamo Scalise. Scusa Antofox che mi sono un attimo confuso, scusate. Praticamente abbiamo Scalise, Dieguitos e Oliver. Se non sbaglio, no? Abbiamo Scalise, Di Gittos e Sergio adesso davanti. Sergio, sì. È tutto scombussolato io. Vuoi provare a riuscire a rientrare un'ultima volta, a vedere se magari si sistema? Sì, perché vedo Sergio primo, secondo Oliver, terzo Scalise, dunque secondo te. Mamma mia. Purtroppo sto bug. Vediamo adesso... Aspetta che riprovo, dai. Qui in fondo, qui è difficile sorpassare. Qui è difficile, ma secondo me non è impossibile. Sugli ultimi 4 è chiuso qui le mani. Hai ragione. Mi sono dimenticato, perdonate. Perché eravamo abituati con le altre piste. Sì. Attenzione, Scalise va un po' largo. Dieguito si riesce a uscire un po' più forte. Però Scalise all'interno riesce a stare comunque verso la giusta direzione. Riesce a tenere la sua prima posizione. Intanto, piano piano, Oliver si avvicina da 5 secondi e mezzo che era. Adesso sta a 4 secondi e 5, adesso riesce a staccare anche un po'. Samtor che si porta in quinta posizione, grande Tore. Headshot adesso qui dietro si è cristallizzata un po' la situazione perché Headshot riesce a prendersi la sesta posizione. Matli, settima posizione, che piano piano sconta la sua penalità, molto intelligente Matli, bravo. E Mantextech, ottava posizione. Amamatsu riesce a sopraggiungere in nona posizione, bravo Ale. Ninja, decima posizione. Dom Dila, grandissimo, riesce a recuperare, si porta in undicesima posizione. Forza Dom. Però il McCree con il suo pit stop un po' strano, che ci è sembrato un po' strano, si mette in undicesima posizione. Si prospetta una bella gara comunque, Axel, nonostante la pista adesso sia chilometrica. La danza dei pit stop. Dieguitos 3 litri, sì, Sergio qua. 2 litri, Scalise 1 litro, hanno fatto a scaletta, si fermano tutti e esatto. Vediamo adesso al secondo giro, Headshot tira dritto col suo frullino, con la sua Hyundai. Risparmiato si vede. Sì, anche il Mantextech. Risparmiato per un giro in più. Oh, scusate, ho dato una botta al microfono per sbaglio, scusate. Sì, hanno fatto strategia, adesso però comunque si troveranno... un po' più avanti rispetto agli altri, ma comunque dovranno fare il pieno dopo. Sarà interessante vedere come la gestiranno. Perderanno un po' più riesce tempo. Ad uscire subito, guadagna 3 secondi su Oliver. Dieguito esce un pelo dopo. I frullini fanno 3 giri. I frullini. Oh mamma mia, mamma, cosa sto vedendo qui? First reaction shock, esatto. Ho visto tutto. 3 in una curva, di Dieguito, Scalise e Samtor in una curva. Sergio riesce a fare un pit stop fulmineo. Devono fare
un test antidroga ai loro meccanici, perché sono stati veramente fulminei. Perché secondo me hanno preso qualche cosa per essere più performanti, ovviamente non me lo spiego. Comunque, scherzi a parte, adesso la situazione si fa un po' più pesante, perché Gigitos adesso si trova quinto a 3 secondi da Oliver. Prima era Oliver dietro a 4 secondi da Gigitos. Sergio è stato quello che è entrato con un litro o due litri di rimanenti, ed è comunque quello che è uscito prima rispetto agli altri. Quindi strano, sì. Molto strano. Intanto Headshot viene sorpassato da Mantex, che si mette davanti a lui. Fanno un po' di strategia tra fullini, in modo da darsi magari un po' di scia e risparmiare. Stirano un po' di scia, sì, esatto. Risparmiare un po'. Però mi pare che Headshot non ci stia molto a far passare Mantex davanti. Vediamo questa strategia RT che può funzionare, ma Headshot non gli piace stare dietro alle persone, vuole per forza stare lui a comandare. Adesso vediamo. Adesso do un'occhiata come sono messi di benzina. Sono tiratissimi. Sono tirati, non dice niente. Non ve lo dico. Intanto no. Mi sa che stanno mappando molto molto alto, perché Sergio riesce a recuperare da 11-12 secondi a cui era 7, adesso è a 7 secondi. Oliver adesso, quarta posizione per lui, e sta andando a recuperare piano piano il suo compagno di scuderia, di Gitos, un po' più attardato, con uno Scalise che lo segue infuocato dietro. Santor, ottimo, settimo posto per il Tore. Si vede che proprio gli piace questa pista, perché stanno veramente veramente forte. Bravo Santor. Matli, purtroppo un po' di sfortuna in qualifica, essendo su un paio di squadra so che non ama particolarmente questa pista, quindi un'ottava posizione che non gli rende giustizia per il pilota che è, però sono sicuro che nelle altre gare saprà fare quello che sa fare meglio, ovvero andare come un razzo. E Dom D la vedo qua dietro, che ogni tanto si dedica ai drift. Molto bravo, che è riuscito a tornare in nona posizione. Ninja, decima posizione. Amamatsuboy, undicesima. Ronnie McCree sempre a chiudere, che fa un piccolo lungo, purtroppo va in una piccola escursione fuori. Ci spiace, Rolling. Quel strano pit stop mi ha ancora ambiguizzato, non lo so perché. Intanto sì, praticamente è entrato e uscito. Guarda, Mantextech prende vantaggio su Headshot, ed Headshot adesso è tallonato da Sergio Junior. Qui attenzione, perché Headshot sta difendendo con le unghie e con i denti la sua seconda posizione, ma a poco varrà, perché comunque dovrà fermarsi adesso e verrà supera. Mamma, dove è passato Sergio? All'interno. Mamma, che sorpasso Sergio, grande, bello, bravissimo Sergio, pulito, e sei passato veramente in un fazzoletto, grande Sergio. Vabbè, il McLaren sono gruppo 3.5, più o meno. Adesso Mantextech pit stop un litro, mamma mia, sono riusciti a fare tre giri grandissimi, ragazzi. Di ho risparmiato RT. bravi, sarà contento Omar, hanno fatto una bella strategia, sono riusciti a tirarsi per addirittura tre giri, bravi. Vediamo se mi sistema la griglia adesso. Vedo lo Sergio primo, Sergio tu primo. Confermami, Oliver secondo, Oliver terzo Scalise, bravissimo, seguito da Digitos, sì. Poi Samtor, sì. Matli, Mantes, fermo, beh, Ninja, poi Dom io. Dila, cioè Dom Dila, sì. Dom Dila, Ninja, Ama, sì. E poi due fermi box. Rolly McCree, dodicesimo. Sì, tutto siamo? Giusto. Tutto giusto. Buono. Meno male. Vediamo se è la volta buona, ormai sono entrato e uscito mille volte. prima o poi la quarta è quella buona. Intanto Scalise riesce a sopraggiungere sugli Gigitos. Quella che sta già andando per i fatti suoi. Samtor tiene bene la sua quinta posizione. Bravo Tore, bravissimo. Matli in sesta posizione. Attenzione che si butta, si affianca a Digitos. Vediamo.
qua sul rettilineo. Scalise si affianca, o Dieghito si affianca a Scalise, adesso non mi ricordo chi era davanti, l'ultima curva. Sì, sì, era davanti Scalise. Davanti Axel. Scalise, però mamma la Corvette che motore che ha, devastante. Qualche chilometro in più di velocità, vedo qua sul rettilineo. Comunque la settima marcia della Citroen è devastante, secondo me. Sopraggiunge. Mi sa, sì, in scia, sì. La settima marcia della Citroen qua. È quella giusta, è quella che mette una vera e propria marcia in più alla Citroen. Abbiamo Matri qua in sesta posizione che scarica un po' di penalità. I due ragazzi di Virtual Racing sono vicini vicini, perché sono di Ghito, 60, quarta e quinta posizione, incetta di punti stasera per Virtual Racing, bravi ragazzi. Scalise è sempre tallonato da Dieghitos. Sì, vicinissimo. Andate qua davanti, prende il largo Sergio e Oliver si sono staccati un pochino, perché prima erano a 4 secondi circa. Probabilmente Oliver sta facendo un po' di risparmio, oppure semplicemente Sergio ne ha talmente tanti di più che riesce a recuperare decimi su Oliver. Intanto vorrei ricordare che il povero Sergio la scorsa stagione in gruppo 3 con la sua BMW aveva avuto non pochi problemi in questa pista, soprattutto per il poco tempo per allenarsi, e questa volta si sta rifacendo molto molto meglio rispetto alla scorsa stagione, quindi gli faccio i complimenti perché sta facendo una super gara. Oliver, anche lui, era stato uno dei contendenti, se non sbaglio, è arrivato terzo la scorsa stagione qui a Le Mans, adesso recupera piano piano una posizione alla volta. Bravo, bravo Oliver. Scalise e Dieghito sono in un'unica macchina, sempre praticamente, qua in lotta. Sono in un'unica macchina, infatti Dieghito adesso prende sempre su questa curva, prende l'interno. Scalise però riesce a coprire bene, chiude bene l'interno. Però Dieghito qui di solito esce un po' più veloce rispetto a Scalise, infatti esce davvero forte qui. Perché andiamo qua dietro. Lui punta tanto sull'entrata di curva. È il punto forte l'aerodinamica della Citroen. Ah sì. Astro Citroen. Astro Citroen, esatto. Matli intanto piano piano sconta le sue non poche penalità. Questa non è una pista per niente facile per le penalità, quindi non lo biasimo, poverino, non lo biasimo, perché è difficile non prenderle. Intanto Ninja riesce a portarsi in ottava posizione, quindi bravo Ninja. Mantextech, nona posizione, i due DRT piano piano adesso si rifaranno sotto agli altri con il loro frullino che non consuma, secondo me va a GPL, perché non è possibile. È a metano. È a metano. Amamatsu Boy, undicesima posizione con la sua 86, purtroppo questa non è la pista migliore per l'86. Però attenzione, perché Sergio è rientrato in box. Sergio cambio di strategia. Dure? Per forza. Secondo me sì. Monteranno le dure tutte e due. Perché si è fatto anche Oliver. Ricordiamo che non si può rimettere la stessa mescola che si è usata, quindi non possono mettere le morbide. No, bisogna fare tutto il giro per rimettere la mescola dopo, praticamente. Sì. Dure, devo fare il giro di tutte le mescole. Morbide, sì. Non lo so, mi confermate, perché mi sa che mi è sfuggito. Erano partiti con le medie. Ah, ok. Sì, sì, erano partiti con le medie, per quello. Attenzione, che si porta in testa. Partiti così, mi spiace, scusate. Si porta in testa Scalise e Dieghito, che lo segue sempre da vicinissimo. Poi in mezzo abbiamo, in mezzo a due Citroen, abbiamo Sergio Junior. E Oliver entra al quinto posto. Le regole, perché mi ero un attimo ambiguizzato. Dieghitos sempre attaccato a Scalise, non lo lascia, però sì, in questo momento Dieghitos, ha preso un secondo mezzo di penalità, cavolo, peccato. Sì. Però Dieghitos è quello un po' più avvantaggiato, perché sta risparmiando un sacco stando dietro a Scalise. Sì, risparmia un po'. In scia i risparmi sono più si fanno più sentire, ecco. Comunque è bellissimo in questa staccata, perché si vede la macchina di Scalise che quando frena si imbarca tutta quanta per la forza d'inerzia. Tanto Sergio Junior 3 secondi di penalità, mamma mia. Santo, mi sa che quarta posizione, mamma mia, sì. Santo
Mi sa che i nostri piloti non hanno preso tanta penalità come in questa pista, Axel. Eh no, ma in tutto il campionato. Purtroppo, per fortuna purtroppo, è semplice prendere la penalità. Tanto vediamo qua dietro. Scalise Scalise, sì. Sì, appena un po' di vantaggio. Sconta la penalità, bravo Scalise. Ah, attenzione che passano tutti e due. Sì, sì, ma ha scontato la penalità, ha preso la palla al balzo per stare dietro e dare un po' a risparmio. Secondo me ha fatto una buona mossa. Ah, sì, può darsi. Sì, sì. Può darsi, può darsi. Adesso vediamo qua dietro. Si affianca col motore che ha questa McLaren devastante, si affianca e supera Dieguitos. Dieguitos lo tampona un pochettino, forse il punto di frenata è stato un po' più lontano rispetto agli altri. Intanto Santor piano piano si fa sotto, bravo Santor, a tiro del podio finalmente, bravo bravo Santor. Ricordiamo che anche lui è un paddaro, come si suol dire, usa il pad. Non è volante munito. Non è passato il volante. Purtroppo dobbiamo fare vedere passaggi. Questa cosa a Pietro, perché Pietro sperava che Santor non andasse troppo avanti in classifica, ma Santor adesso è a tiro del podio. Quindi occhio, mi spiace per Pietro. Santor sta facendo veramente un'ottima gara. Dieguitos adesso terza posizione per lui, non so se sta facendo un po' di strategia, non so se magari vuole tirare addirittura Santor. Ah, può darsi, comunque non è detto, perché qua se aiutano fra scuderie è una bella roba. Tanto io guardo, do un'occhiata alle gomme che hanno sui nostri piloti. Se vuoi fare già Vediamo. la carrellata, io ti Carrellata, seguo sì. quando vuoi. Sì, allora abbiamo Sergio in testa con le morbide. Poi a seguire abbiamo Scalise con le medie, in seconda posizione. In terza abbiamo Dieguitos con le medie. In quarta abbiamo il suo compagno di scuderia Santor con le morbide. In quinta abbiamo Oliver con le morbide anche lui. In sesta abbiamo Matli con le morbide. In settima abbiamo Dondilla con le medie. In ottava abbiamo Headshot con le morbide anche per lui. Il suo compagno di scuderia morbide anche lui, Mantestek. Poi in decima abbiamo Ninja con le morbide. In undicesima abbiamo Amazuboy con le medie. E chiude la fila, Rolly McRae con le medie anche per lui. Prego, Perfetto, grazie mille Aldona. Quindi abbiamo visto prego. oggi anche a Santor, adesso che si ferma, probabilmente anche lui aveva soltanto sostituito cioè aveva fatto soltanto benzina, infatti adesso mi sa che sostituisce le morbide e mette delle medie. Comunque ottima, Sì. ottima prestazione dal nostro Santor, perché sta facendo davvero un'ottima gara. E intanto vedo qui davanti un Dieguitos un po' più attardato, ma piano piano si sta rifacendo sotto, infatti. E invece uno Scalise che piano piano si fa sotto a un Sergio Junior con 1 secondo e 7 di penalità, che piano piano sta scontando per la pista. Oliver, Quando quarta posizione. vuoi facciamo un onboard, lo dici Axel? Bravo, bravo Anche Aldo. perché qua mancano 5 giri alla fine, facciamo presto a Eh finire sì, la gara. hai ragione, hai ragione. Allora, avevamo detto Dieguitos era uno e l'altro invece era Scalise. Scalise. Quindi Esatto. facciamo il giro con Dieguitos, cominciamo anche da qua perché essendo una pista lunga non la facciamo tutta. Direi di cominciare già da questa, mamma mia che bello il cupolino, da questo rettilineo, così vediamo anche il buon Dieguitos che va a riprendere il nostro Scalise e Ecco ci qua, vediamo. sta guidando l'F16, vedete? Eh sì, sta guidando un caccia. No, abbiamo perso Sergio. No, Sergio, dai, No, peccato, cavolo. l'ho visto la Peccato, gara, che peccato. peccato. Sì? No. No, cavolo, peccato. Che peccato. Ah, è crashato anche la scorsa stagione. Comunque, scusate, adesso vi faccio vedere l'onboard con Dieguitos. Facciamo che ci troviamo tra un minutino circa, giusto per non farla troppo Sì, lungo lunga. l'onboard, perché se è una pista di 4 minuti non puoi fare tutta la pista. Quindi ci vediamo tra poco. A tra Ciao. poco.
E eccoci qua, ragazzi. Scusate per la defiance che ho avuto prima, ma stavamo parlando appunto di del crash di Sergio. Purtroppo ci dispiace un sacco, perché in testa al campionato un altro crash non gli serviva per niente. È stato veramente purtroppo una sfortuna. Sì. Tanto salutiamo anche il nostro capo scuderia, Axel, il nostro Treble. Alessio, buonasera. Buonasera, Ale, buonasera. Mi raccomando, domani. Mi raccomando, che abbiamo bisogno di punti. Scherzi a parte. Matli risale fino in quarta posizione da decimo, che era inizio gara praticamente. Sì, quarto posto. Adesso sta il quarto posto, quindi molto molto bravo Matt. Oliver adesso si fa sotto perché è vicinissimo a Dieguitos. Si fa vicino. Sì. E Scalise intanto prende un po' il volo. Scalise è un po'... si è staccato, quasi un secondo e mezzo di stacco. Allora il prossimo giro facciamo un onboard con Scalise, così poi abbiamo finito gli onboard. Sì. Così all'ottavo giro facciamo un giro con Scalise. Intanto Oliver deve aver firmato il giro veloce della gara proprio ora, se non sbaglio. Sì, 4:16:21. 4:16:21, quindi bravo Oliver, stanno fortissimo. Porta in alto la bandiera 3D Rap, perché purtroppo il tuo compagno ci ha lasciati, un guasto al motore lo ha portato via da noi. Ci dispiace ancora, Sergio, ti dispiace, perché stai facendo una gara fenomenale. Sì, come sempre, tra l'altro. Come sempre, in tutte le gare. E poi è stato davanti, per tanto. Dunque, non sono così tanto staccati. E occhio Oliver, perché è uscito davvero, davvero forte. Ha recuperato... Mi sa che prova. Mi sa che adesso ci prova, sì. Mi sa che Diego è anche mappato per ora, perché sta andando un pelo più piano rispetto alla McLaren, ma è normale. Attenzione Oliver, si mette in una posizione di prepotenza. Vuole portare in alto il nome di 3D Rap. Sì. Scalise rimane in prima posizione saldo, però c'è un Oliver. Ma Oliver non vuole lasciarselo scappare. Sta già mordendo il cupolino. Sì, adesso è già in scia. Le gomme posteriori a Scalise. È in scia e sta recuperando decimi su decimi. Sì, si vede che si avvicina, ma che roba. Piano piano si avvicina Oliver adesso, però Scalise vediamo copre bene l'interno, vediamo se prova all'esterno. Pazzo Oliver, pazzo. E infatti non riesce, però qui riesce addirittura a uscire meglio. E infatti recupera un bel po' su Scalise, però Dieguitos adesso approfitti di tutto questo e riesce a rimettersi dietro in carreggiata per la lotta al primo posto dietro ad Oliver. Tanto se riesce a dare un'occhiata anche dietro, che non ci sia qualcuno che sta facendo un po' di bagarre. Scusate, ho sbagliato. Attenzione Oliver all'interno. Oliver all'interno. Sì, vai pure. Scalise, mamma mia. Scalise un po' esterno, spinge un po' Oliver, però Oliver tiene bene, bravo Oliver. Scalise fa una super staccata, ma Oliver ne fa di più. Incredibile. Ha frenato con tutti i piedi, mi sa. Quella super staccatona. Si è proprio attaccato tutte e due le mani al volante, ha tenuto ferma la macchina e con tutti e due i piedi ha frenato. Quindi no, niente, qua sono tutti staccati. Tutti staccati, quindi bene. A parte il terzetto qua. A parte da battaglia. Tutti staccati. Scalise prova all'interno su Oliver. Oliver deve lasciare il piede, cioè deve lasciare l'acceleratore, perché sennò si vanno a schiantare tutti. Questa curva è la curva di Diego, perché recupera sempre un bordello di decimi, quindi punta tanto sull'aerodinamica della Citroen, fa bene perché è veramente fenomenale. Soprattutto praticamente abbiamo un Scalise con le medie, un Oliver con le morbide e un Dieguitos con le medie. Sì, qui adesso favorisce Oliver con la mescola, però essendo che... Vedremo qui la spunta. Scusate, stavo guardando se c'erano degli avvisi. Essendo che comunque questa è una pista più dritta che alta, ci sono poche curve. Abbiamo Mantesteg che va a sbattere. No, ottava posizione.
Recuperiamo visto un attimo più qua. tardi. Intanto voglio vedere Sì. qua dietro perché c'è Dieghito, si è attaccato a Scalise. Come stavo dicendo, il cambio di mescola qui, la differenza di mescola si vede, è al minimo perché comunque la pista essendo dritta si vede più spesso un stare vicini con le scie piuttosto che qualcuno che avendo una mescola più migliore rispetto alle altre macchine che se ne va via in misto, si vede meno, soprattutto adesso perché nel primo settore può sfruttare bene le sue morbide e può provare ad andarsene, quindi Oliver sta puntando Intanto, più sul guidato, ecco. Axel, vedo che c'è un unico pilota con le gomme dure che è Ninja. Ninja con le Unico dure. pilota. Sì, unico pilota con le dure. Ninja con il tetto. Ah, ma Mazboy, nona posizione, grande Ale. Per la sua 86. Bravo, bravo Bravissimo. Ale. E intanto vedo anche un Matli che piano piano rosica. Sì, rosica, scusate. Rosicchia dei decimi a Scalise. Perché prima era a 10 secondi e a 5 secondi da Dom Dila. Adesso Dom Dila, attenzione perché si trova attaccato ad aver fatto un piccolo errore. Attaccato da Samtor e da Headshot. Grande Santor, grande stasera, sta dando il meglio di sé. Quando commento io Santor diventa un mostro. Si Mi viene da trasforma. ridere. Sì, si trasforma. Dottor Sente Jekyll. la forza del pad, dei paddari che entra in lui e vuole fare Attenzione perché meglio a gara. sta recuperando su Dumbila, pian pianino, vedo che si avvicina. Adesso Sì, è sempre più avendo preso la vicino. scia, vediamo Sempre adesso in più settima vicino. marcia se si avvicina, vediamo chi ha un po' più velocità. Beh, adesso sicuramente si la santo perché essendo dietro. Tieni un attimo d'occhio qua dietro e vado intorno qui davanti perché Oliver ha Sì, vai preso un paio tranquillo. di secondi di vantaggio su Diego e su Scalise. Diego riesce a sopraggiungere Scalise. Purtroppo quest'ultimo ha un secondo di penalità da scontare. Qui le corvette soffrono un po' il consumo, forse adesso Oliver con la strategia che ha fatto è riuscito a tenere bene sia le gomme sia il carburante. Adesso sta spingendo a più non posso e siccome abbiamo detto che all'ottavo giro facevamo l'onboard, facciamo proprio l'onboard con Scalise, così Sì, abbiamo finito esatto. Dove li anche avete i tutti? nostri onboard e ci vediamo tra poco. Tra poco. Rieccoci qua dopo il giro con Scalise. Eccoci qua. Scalise Vedete che perde un po' la De traguardo. Guitos, fa un piccolo errore, anzi scusate, sconta la penalità, non fa un piccolo errore.
Intanto Matli si porta a 6 secondi da Scalise con due giri rimanenti, quindi attenzione. Sì, ha recuperato un bel perché po'. Perché Matli si può giocare il podio. 5 secondi in questa pista sono pochi. C'è da dire che sono pochi perché si possono recuperare facilmente come si possono perdere facilmente. Quindi, tanto abbiamo Headshot Axel che insegue da vicino a Dombilla, quinto e sesto posto. Infatti ho visto che si sono scambiati la posizione, però purtroppo stavamo facendo l'onboard con Scalise e ce lo siamo perso, quindi Headshot sta lontano per la quinta posizione. Mantec è un po' più staccato da Samtor, Samtor appunto è staccato da questo duo, prima era un trio. Headshot attaccato allo scarico di Dombilla, non lo vuole lasciare andare. Intanto Dombilla, vorrei ricordare che era ultimo e adesso si trova quinto, quindi grande grande Dom che si è tirato sulle maniche, si è dato da fare e ha recuperato una mitica quinta posizione. Bravo bravo Dom. Però Headshot stasera ne ha di più, soprattutto con l'ottima strategia che ha fatto col suo compagno, non mi veniva il termine, scusate. E con scuola di scuderia è riuscito a entrare un giro dopo e adesso si trova in vantaggio con i consumi e adesso si trova pochissimo da Dombilla. Un Soundtour che fa un po' più di fatica, però comunque sta migliorando addirittura il suo tempo, quindi nulla vieta che riesca a recuperare. E intanto Matt recupera altri 4 decimi su Scalise. Scalise è un po' in difficoltà. Vedo che in questa curva va un po' larghino, non capisco. Buonasera, lo vede in lontananza. Intanto Headshot prende la scia su Dombilla, prova all'interno Headshot. Bel sorpasso pulito, bravo Headshot. Dombilla deve purtroppo stare... mamma mia, stava per sbinnare. L'ha tenuta, bravo Dom che l'ha tenuta. Headshot prende la quinta posizione con un sorpasso davvero pulito. Bravo. E ne approfitta un po' Samtor perché recupera addirittura 3 decimi su Dombilla in una curva. E attenzione perché adesso è Dom che ha la scia favorevole. Quindi attenzione Dom, prova all'interno. Qui Headshot deve lasciare sfilare perché ha la traiettoria ideale. E riesce a riprendersi la quinta piazza. Bravo Dombilla. Bel sorpasso pulito anche per te. Sta facendo vedere che ne ha ancora Headshot e deve stare attento. Matli è nel limbo perché può recuperare Scalise, sì. Però deve stare attento a non fare errori perché è facile farne. Sono curioso di vedere. Intanto Diegitos si cristallizza in seconda posizione e Oliver tiene una prima posizione, rende onore al suo compagno che purtroppo ci ha lasciati prima a causa di un crash. Ci dispiace ancora per Sergio, peccato, perché stava facendo un'ottima gara. Ottima strategia, ottima gara. E intanto Headshot recupera, ce lo siamo perso purtroppo, recupera ancora Dombilla. Headshot che non vuole lasciare andare il quinto posto e piano piano si fa sotto anche Samtor, quindi attenzione, è tutto ancora da riscrivere. Headshot adesso col suo frullino ha un vantaggio sul misto adesso, il prossimo, nell'ultimo settore. Però Dom non molla perché è lì a poco, è lì a 3 decimi e non vuole mollare questa quinta posizione che ha conquistato col sangue, perché ci è arrivato dall'ultima posizione, ricordiamo che è arrivato in quinta posizione, quindi onore a lui. Dato nostro Gallo scrive in chat che è una Genesis che passa Corvette motore, ha visto tutto della vita. Effettivamente. Attenzione Dom, 2 secondi di penalità per lui. Ha tagliato una curva prima. Dove ha staccato Headshot, mamma mia. Deve lasciarlo passare Dombilla perché ha staccato veramente dove non si poteva. Attenzione che arriva Samtor, attenzione, eccolo. Samtor ne approfitta. Lo scavalca, grande Tore, bravo, bravo. Samtor. Sì, ne approfitta che ha scontato la penalità e l'ha superato. Vediamo ma è ripreso, non ha mica scontata tutta comunque, ancora un secondo e uno. Sì, però adesso Headshot è più tranquillo, a 3 secondi da Samtor, prende la sua quinta posizione. Matli purtroppo perde un po' da Scalise, però va bene così, una quarta posizione è oro per lui in classifica, perché purtroppo
ha subito un crash la scorsa settimana che l'ha penalizzato un po', però piano piano sono sicuro che ha perso un po' perché monta le morbide, Axel, e sono un po' più consumate, sono logicamente consumate. Esatto, cosa succede? Un po' più della metà. Oh no, si è buggato, no? Succede con gli altri? È proprio Scalise che ha buggato. No, vabbè. Che roba. No, dai, no, non posso neanche inquadrarlo. Che schifo, dai. Cos'è sto bug? Il bug è splash auto. No, guida distante e adesso da vicino a distante, guarda che roba. Mamma mia, fa venire il vomito. Dio. Non succede con gli altri, succede solo con Scalise. Vabbè, abbiamo risolto il problema, esatto. Che si vede, ma adesso si vede tutto sparaflesciato. Va bene. Oh, pensa a te che non vedo neanche quanti giri manca alla fine, perché non mi dà il tempo. Ma... Ah, bene. No, comunque adesso Dom Deal riesce a risuperare Samtor. E adesso si trovano a 2 secondi e 3. Quindi Headshot ha perso un pochettino dai due che lui seguivano prima, quindi attenzione. Da Dom Deal e da Samtor. Da Dom Deal e da Samtor. Attenzione perché sì, Samtor non lascia sfuggire Dom Deal. Insomma. Tra l'altro ti dirò di più anche io. Passo su Scalise, non ci passo più. Mi spiace Scalise, mi spiace. Sti bug non mi lasciano. Splescia. Ci passo un attimo. Ok, non l'ha fatto. Andiamo. Sì, si è sistemato. No, ci sono passato tipo un attimo, l'ho solo flashato un secondo per non fare prendere un attacco epilettico ai nostri spettatori. Vedo tutti i piloti, Dom Deal è andato largo, mi sa. No, Dom Deal stava scontando la sua... Pensate che vedo tutti i piloti, io con 9 giri, dunque siamo ormai all'ultimo. Vai su Scalise e schiaccia la tastiera J e poi H, ok? Vediamo cosa succede. Vediamo... Grande Pinedos, grazie. Sistemato. Sì, sistemato. Eccolo lì. Meno male che ci sei tu, grazie Edo. Grande Edo. No, perché veramente mi stava venendo un attacco epilettico. Comunque Matli adesso vuole salvare la sua quarta posizione, infatti molla un po' l'osso su Scalise che ne ha un po' di più adesso con le sue penalità anche da scontare. Sì, anche perché avete sciolto quasi 13 secondi di stacco, dunque. Sì. Benissimo, Matri, bravissimo. Adesso Santor ha 2 secondi da Headshot che piano piano perde un po' su Santor. Tore stasera veramente on fire. Infuocato. Mangiatissimo, sì. Dom Deal, anche lui che ha scontato le sue penalità, si trova in settima posizione, però grande gara Dom, sei stato veramente veramente bravo. Intanto comincia l'ultimo giro, Axel. Sì, comincia l'ultimo giro per quelli davanti. Intanto Mantextech ottavo e Amamatsuboy con la sua 86 GT che si trova in una posizione, appunto. Grande gara per Ama, perché come abbiamo ripetuto già un po' di volte, non è facile avere questa macchina in questa pista, e riesce addirittura a prendere una nona posizione a discapito di Ninja e Rolly McCree. Quindi davvero davvero bravo Ama a farsi valere. Oliver, quasi 10 secondi di distacco su Dieguitos, grande Oliver. Dato Mantextech ha preso 2 secondi e mezzo per l'Italia, adesso vediamo se la sconta tutta, sì, bravissimo. In seconda posizione, Scalise in terza posizione, perde un bel po', ha preso lui penalità per caso? Ha preso Scalise penalità? Sai che non l'ho visto, può darsi. Perché Matli ha recuperato un secondo e mezzo su Scalise, sì. Mi sa che ha preso penalità, non lo so, vedremo. Esatto. Headshot va fuori, attenzione, perde un po' su Samtor, va un po' a scampia, come si suol dire. Dom Deal anche lui fa un po' di drift, quindi attenzione, adesso perde addirittura un bel po', prende addirittura 2 secondi e mezzo di penalità, invece Samtor salvo per ora dalla penalità.
Non abbiamo so messo di benzina qua. Scalise stia mappando perché vedo che Matli recupera davvero tanto. Ah, secondo me sono quasi tutti mappa 1. Perché vedo che hanno avanzato abbastanza di benzina. Ok, allora mi sa che... Vediamo chi ne ha di più. Beh, Airshot ne ha so, di più. Magari ha fatto soltanto un errore Scalise. Anche Mantest che... Attenzione, Headshot! Headshot attaccato da Samtor. Samtor è dietro Headshot. Mamma sì, mia. Eccolo, eh. Attenzione, attenzione. Attenzione, il Tore si butta fuori dalla scia. Mamma mia. Staccatore adesso. Che tra l'altro la penalità anche. La penalità è scontata. Esatto, quindi... Attenzione, bravo Samtor. Bel sorpasso pulito, bravissimo Tore. Riesce a sopraggiungere Headshot. Headshot adesso un po' in difficoltà, probabilmente un po' il consumo gomma. Infatti Dom Dila gli è dietro Dom Dila adesso. Dom Dila anche lui non ci sta, vuole riprendersi le posizioni che gli spettano, che gli spettavano già a inizio gara. Intanto tengo d'occhio anche Matli qua davanti perché magari non si sa mai. Ovviamente sono di parte, ragazzi, scusatemi, però chi non lo è. Bene. Intanto Dom Dila sopraggiunge su Headshot che sconta la penalità. Bravo Headshot e bravo Dom che l'hanno scontata. Samtor, bravissimo Tore, quinta posizione, riesce a ipotecare la quinta posizione. Speriamo per lui perché ha fatto una gran gara, grande Tore. MVP Dom, non lo so, io voterei addirittura MVP Samtor. Se Sì, c'è qualcuno anche che può secondo me. fare il sondaggio, faccio il sondaggio per la MVP perché come si dice, è finita la gara. Madame da ultimo. Sì, anche quello è vero, anche quello è vero. Non lo so. Resta da vedere comunque. Intanto Oliver 10 secondi di vantaggio, incredibile. Sta anche quasi per tagliare il traguardo, però intanto Matli, attenzione, 3 secondi e 8. Piano piano si fa sotto, però ormai è finita la gara. Scalise piano piano. Ha guadagnato abbastanza Matri, eh. Peccato che sia l'ultimo giro. Eh sì, Comunque bravissimo. poche curve Ha rimangono. fatto un bel Intanto recupero. Oliver va a affrontare le ultime due chicane. Oliver, che già penso di averlo visto sfanalare, va a tagliare un traguardo meritatissimo in prima posizione. Eccolo qua. Grandissimo Carlo, bravo, bravo, bravo. Di Gittos anche lui, bravissimissimo. Bravissimo, seconda posizione per Di Gittos, che spanala anche lui, grande Di Gittos. Scalise, terza posizione per lui, bravo Scalise, anche per lui un'ottima terza posizione, finalmente lo Qua. vediamo. E Matli, grandissima quarta posizione da nono, da ottavo che era, bravissimo Matt. Samtor, grandissimo Tore, una quinta posizione solidissima per questo ragazzo che da tanto che non vedeva una top 5 e se lo merita. Dom Dila altrettanto, che adesso è Ah, attaccato da attenzione, attenzione, Headshot. Don Dina Mamma dietro. mia, Mamma mamma mia, l'ultimo mia. 134 millesimi lo separano da Mamma di Headshot, niente. sesto e settimo. Bravissimi ragazzi, mamma mia, al Arrivo cardiopalma questa. proprio Mamma, in mamma mia. estremis. Sì, sono arrivati proprio all'ultimo tutti e due insieme. Bravi, bravi ragazzi. Regalano anche un bel finale, tra l'altro, oltre che il resto della gara. Adesso arriva Mantestek, ottavo. Mantex, ottava posizione, grandissimo. Punti importanti per la scuderia RT. Amamatsuboy, nona posizione, bravissimo. Bravissimo Ama, Alessandro. bravissimo. Scusate, ho un po' il naso chiuso, si sente un po' la voce nasale, perdonatemi. Bravissimo Ama, bravissimo. Con la sua 86 si è fatto valere in questa pista ostica per lui. Una partita per lui, scusate, una gara per lui. Difficile, ma che ha saputo portare a termine al meglio. Quindi bravo, bravo Alessandro. Ci dispiace ancora per il Gallo che non ha potuto partecipare. Sono sicuro che abbia fatto un'ottima gara anche lui. Taglia traguardo in nona posizione. Ninja in decima posizione. Anche lui Decima tra sta poco taglierà arrivando. il traguardo. E Rolly McCree in undicesima che chiude la griglia. I due di Prandelli chiudono la griglia. Quindi bravi, bravi, bravi. Intanto leggo un po' la chat anche. Intanto farei già entrare chi
chi di dovere qui in, in cabina di commento. Infatti uno che ci raggiunge è il nostro buon Digitos, che per adesso starà buono. Adesso Digitos starà buono. Mamma mia, guardalo che taglia il traguardo col... col drift, grande ninja, bello, grandissimo il nostro drift king, bravo bravo ninja, eccolo qua che ci sbina 60. Anche davanti insomma manca, arriva il compagno di squadra a chiudere la griglia il nostro Rally McCree, che tra poco arriva. Grandissima gara ragazzi, bravi tutti, bello, bella gara combattuta, dura il punto giusto, belle strategie, mi è piaciuto davvero tanto, bravi bravi bravi, bei sorpassi, contro sorpassi, bravissimi, bravissimi tutti ragazzi, bravi bravi. E finché adesso aspettiamo gli ultimi ragazzi che vengono in griglia con noi, vi mandiamo un po' di spot e riposiamo anche un po' la voce io e Aldo, che ormai questi piloti ce l'hanno fatta finire, quindi bravi tutti, a dopo, bravi, a tra poco. Tonight.
Rieccoci qua in cabina di commento. Dopo una mitica gara fatta dai nostri tre del podio. Quindi grandi ragazzi, siamo raggiunto adesso anche qui, a partire dal nostro caro Scalise, che finalmente stasera si è visto. Buonasera Scalise. Finalmente, buonasera, mi siete mancati. Buonasera. Anche tu a noi. Questo è classificato stasera, Dieguitos, buonasera Diego. Ciao a tutti, buonasera. E la gran vittoria anche stasera del buon Carlo, il nostro Oliver, buonasera. Ha vinto ancora! Post scriptum, il Gallo ti ha detto, te l'avevo detto. Vabbè, guarda, come lo diremo poi, ma... No, lo diciamo dopo. Lo sappiamo tutti. Comunque, adesso partiamo con il terzo classificato stasera, il bentornato finalmente Scalise, che riesce a prendersi la terza posizione. Buonasera Scalise, raccontaci la gara, come è andata? Buonasera a tutti. Sì, diciamo che la gara abbastanza bene, tra penalità e risparmi, diciamo, è stata un po' faticata. Ho tenuto il passo finché potevo, poi ho dovuto mollare perché sennò non arrivavo alla fine. Con le gomme andavo bene, benzina non arrivavo, quindi ho dovuto mollare perché comunque si è forzato di più, andavi un po' lungo e qui penalità proprio regalate, quindi diciamo sì, andata bene, dai, mi sono divertito. Bene, bene, quello è l'importante. Comunque hai fatto una gran gara, finalmente ti rivediamo a podio, siamo contenti. Grazie. E complimenti ancora per la terza posizione. Grazie. Passiamo alla seconda posizione stasera, il nostro Dieguitos, che si conferma ancora a podio con la sua Super Citroen, che a lui piace tanto, sappiamo che piace tanto. Raccontaci anche tu la tua gara, com'è andata, la tua strategia, se è andata a buon fine. La strategia alla fine l'ho improvvisata diversamente, come faccio di solito. E io ti ho elogiato tanto, voluto in pre-gara provare, per dirti chissà cosa ha scogitato stavolta Diego, mamma mia. E invece sì, no, avevo tutta una strategia in mente e poi ho deciso di fare questa, che era effettivamente meno rischiosa. La strategia mi avrebbe portato a fine gara con i cerchi anziché con le gomme, e quindi nulla, ho provato questa strategia alla fine. Seconda posizione, direi che tutto sommato va bene. Peccato perché durante la gara niente, imprecavo contro l'auto, perché penso che si sia visto anche in live sul dritto, esagerando con le scie, riuscivo a stare appresso agli altri. E poi in curva ero sicuramente più agile, però non c'era spazio per passare, quindi alla fine venivo rallentato nel tratto misto, quindi infatti, ho sofferto un po'. Se riguardi comunque, la live, infatti ho fatto notare che state imprecando su me, non si fa. No, non si dice, mi dissocio. ho fatto notare che comunque nella curva quella dopo, che è a gomito verso sinistra, quella prima, quella destra, sì, dove entravi, uscivi fortissimo dalla curva a gomito, appunto perché sfruttavi un sacco l'aerodinamica della Citroen. Lì recuperavi decimi su decimi a tutti, notavo. Sì, riuscivo a uscire molto forte, però poi... poi c'è il rettilineo. Poi non andava. Comunque... così o così. Comunque seconda, dai, posizione. Seconda importante posizione. Mi dispiace per Sergio. Ho visto che è cresciato. Sì, è cresciato. Ci dispiace per Sergio, però comunque... E niente, complimenti a Carlo comunque, che si conferma e ha anche rotto un po' le scatole. Ha vinto due volte e ha già rotto le palle, basta. Esatto. Io volevo già ritirare l'ultima volta, ho detto basta, mi ritiro con questa vittoria. Invece vedi... All'apice della mia carriera. Esatto, adesso proprio sicuro però che mi devo ritirare, perché qua... No, dai. Ma tu resti così, non darti fastidio l'anno prossimo. Comunque complimenti a Diego per la... ottima seconda posizione, che lo mantiene ancora in corsa. Grazie per il campionato. Adesso passiamo alla prima posizione di Sergio, no scusate, di Oliver. Dove quello si starà mangiando il fegato. Comunque, a parte scherzi, complimenti, ti dispiace ancora per il crash del tuo compagno, però comunque sei riuscito a dare una degna conclusione alla serata 3D Rap, che non è finita al meglio, ma è finita nel migliore dei casi, comunque, perché è una prima posizione, ha comunque portato a casa punti importanti per 3D Rap, quindi complimenti, e raccontaci anche tu come è andata la tua gara.
E la gara è andata come non me l'aspettavo, perché onestamente, visto che c'era questa regola del pit praticamente al secondo giro, tranne le Hyundai che mi sono fermato al terzo, non so come abbiano fatto, e quindi non sapevi come fare impostare la strategia, io ho subito chiesto in direzione gara se si poteva fare il pit senza cambiare le gomme al secondo giro, per poi cambiarle successivamente, cioè uscire con la gomma usata due giri. Mi hanno detto che si poteva, e mi sembrava che la strategia più veloce fosse fare 4 giri con le medie e 7 con le morbide, o 5, 6, comunque una roba del genere. In realtà, visto che sapevo che Diego e Sergio erano più veloci, mi era balenata l'idea di fare 9 giri con le morbide, cioè fermarmi al secondo e fare 9 giri. Solo che ho fatto le prove agli ultimi 2 giri, pativo tantissimo, prendevo penalità dappertutto. E allora ho detto, mi faccio una strategia tranquilla, sicuramente non becco Sergio, ma me la giocherò con gli altri. E quindi effettivamente è andata così, perché Sergio era molto più veloce di me. E io, a me la strategia era giusta, la nostra, infatti avremmo fatto primo e secondo, ma Sergio mi avrebbe dato roba di 10 secondi sicuro. E quindi sono dispiaciuto, anche perché stiamo cercando di recuperare in classifica con la 3D Rap. Però è andata così, e soprattutto perché lui era primo in classifica e adesso mi sa che non lo è più, e se lo merita, insomma, di essere. Sono cose che non sono cose che non dipendono da lui, purtroppo. Crashare, mi ricordo anche la scorsa stagione che è successa la stessa identica cosa. Comunque è crashato anche qua. No, ma infatti anche Scalise ha crashato, ha perso punti. Cioè sono persone che è molto combattuto. Se perdi una gara, sono punti pesantissimi. E quindi pazienza, non è, capita, è sempre un gioco, dai. Però intanto te ne sei avvantaggiato tu, e adesso la classifica diventa molto più interessante, perché... No, poi c'è Titus davanti, che è già campione in carica, gruppo 2, adesso... Basta, rotto le scatole, basta. Vai in pensione, Diego, basta. C'è una certa età, dai. Date il commento e basta. Comunque... Niente, la gara è andata così. Poi all'inizio, in partenza, mi sono trovato in un traffico mortale, c'avevo le Hyundai che mi hanno preso a schiaffi a destra e a sinistra, uno mi sportellava, l'altro mi passava, poi sposto... È stato un po' di baraonda la partenza. Io all'inizio... No. Hyundai, come al solito, forse non li sto... Io all'inizio non ci ho capito niente, mi sono trovato davanti al cofano, non lo so, l'ho fatto girare, non ci ho capito nulla. Che poi Sergio è arrivato lungo e è stata una tragedia. Penso all'inizio, di aver fatto girare il mio compagno di scuderia. Una pista da 4 minuti e 20 e ci sportelliamo alle prime due curve. Ma è una pazzia. ho detto, ma che cavolo fanno? Però, ovviamente, comunque era importante stare davanti. Vabbè, comunque... è andata bene. Sì, comunque è andata bene, è andata al meglio possibile. Ti faccio ancora i complimenti per un'altra vittoria qui in gruppo 4, quindi sappi che l'anno prossimo, se vuoi andare in una categoria facile, non sarà così, perché a forza ti metteremo dove non puoi arrivare primo, ti mettiamo contro Cesare, così almeno la smetti di rompere le palle. Vittorie, Cesare ce ne ha bene. Vieni a fare veramente un poveretto sono io. Comunque, scherzi a parte... Vi ringraziamo, ottima gara da parte di tutti, ci avete fatto divertire un sacco. Adesso vorrei dire giusto una cosa, fare i complimenti a Santor, che è stato bravissimo, fortissimo. Assolutamente sì, perché veramente da prendere. L'hai allenato tu? No, ha fatto tutto da solo, sì, bello. Stava come una scheggia, madonna. Sì. Infatti lo vedevo in distanza, vedevo sta Sitro in lontano, dicevo, ma quello è Diego. Poi mi sono avvicinato, no, è Santor, ma quanto cazzo va? Infatti è arrivato quinto, quindi ottima quinta posizione per il nostro autore. E altrettanto per Dom Dila, perché dall'ultima posizione è arrivato sesto. Quindi grande Dom, perché ha fatto un recuperone, e grande Santor per l'ottima gara, perché... Anche lui da fondo griglia è arrivato quinto, quindi da tanto tempo che non vedevo un top 5, finalmente è riuscito ad accalappiarla. Quindi direi di chiudere qui, perché stiamo andando un po' troppo lunghi, quasi un'ora e mezza, anzi più di un'ora e mezza di live, quindi ringrazio tutti i ragazzi che sono stati qui in chat, che hanno visto la gara.
Ringrazio anche i tre del podio che per la loro ottima gara, ringrazio anche tutti gli altri piloti perché ci hanno fatto divertire bravissimi con, tutti. Con le loro lotte. E noi ci vediamo domani sempre alla stessa ora qui a Le Mans con le gruppo 3. Quindi state sintonizzati, domani gruppo 3, sì. Mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima. Buona serata. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata. Buonanotte.